nuovo RAV4 Hybrid con 197 cavalli e fino a 20 km con un litro. Cambia il significato di potenza. Nella città metelliana è stata una settimana a dir poco movimentata, quella appena conclusasi sul fronte sicurezza. Infatti in rapida successione si sono verificati episodi di microcriminalità che hanno destato non poca preoccupazione tra i cittadini di Cava dei Tirreni, da sempre conosciuta nel circondario per la sua tranquillità. Da più parti in questi giorni è stato chiesto all'amministrazione comunale di intervenire, invocando maggiori controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Richiesta questa che deve fare i conti con la cronica carenza di personale da parte delle forze dell'ordine che operano sul territorio di Cava dei Tirreni. Sono le condizioni oggettive che determinano questo ruolo di cerniera per Cava e siamo sempre esposti, diciamo così, anche perché è una città attraente, esposti ai fenomeni che sono più tipici dell'agro cinosarnese, ma anche ai fenomeni molto forti che si verificano a Salerno, perché insieme alla crescita economica della città di Salerno poi si sono accompagnati tutta una serie di fatti incresciosi. Fortunatamente Cava rimane protetta da questo punto di vista, perché è una città che anche per la sua caratteristica è ben sorvegliabile. Noi abbiamo un sistema di videosorveglianza diffuso su tutto il centro e il numero dei reati che ci sono a Cava dei Tirreni sono diminuiti nel corso degli anni e tuttavia questo non ci sottrae dal fatto che di tanto in tanto si possono verificare degli episodi. La collaborazione con le forze dell'ordine è quotidiana, siamo sempre in campo in questa direzione chiedendo una maggiore tutela per la nostra città. E questo lo faremo sicuramente anche nelle prossime ore alla luce di questi episodi che, ripeto, non devono essere sottovalutati e ci preoccupano molto, in una cornice comunque di una città che rimane fortunatamente una città sicura, però dobbiamo, ripeto, fare grande attenzione perché questo è il vero grande patrimonio della nostra città, la sua tranquillità, la sua sicurezza, la qualità della vita che rimane fortunatamente rispetto anche alle città che sono intorno a noi di un certo livello e va assolutamente mantenuto. Dal canto suo il sindaco Servalle ha fatto sapere che ci sarà un incremento della videosorveglianza sul territorio. Infatti va proprio in questa direzione la determina dirigenziale varata qualche settimana fa da Palazzo di Città che con una spesa di 4.310 euro dà il via libera al completamento del cablaggio tra la centrale operativa del comando di polizia locale e del commissariato di pubblica sicurezza. In questo modo, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso anno, gli agenti della Polizia di Stato potranno monitorare ed acquisire in real time le immagini captate dalle videocamere presenti nei punti strategici della città.